muoverla un po', vedi là fuori, prima di metterla un po' dentro. Siamo arrivati a 102 volontari con l'ultimo open day che abbiamo fatto, quindi l'associazione sta ancora crescendo. Fra questi 100 volontari ci sono 20 giovani che sono un po' l'innovazione dell'associazione, 45 sono più o meno della mia età, cioè le persone che lavorano e sono anche quelli che sono più attivi verso il discorso di protezione civile. Poi ci sono circa 35 pensionati che sono quelli che invece ci danno una grossa mano per quanto riguarda nel gestire i servizi in convenzione con il comune di Fano piuttosto che gli altri comuni limitrofi, che sono i servizi classici del trasporto handicap e anziani, oppure l'attraversamento sulle strisce pedonali dei ragazzi presso le scuole, sono 28, 42-43 volontari escono tutte le mattine per questi servizi, quindi prendono servizio verso chi le 7 e mezza e terminano alle 18. Tolti tutte e due? No, no, aspetta, Le attività che maggiormente il CB Club Mattei si occupa in protezione civile sono la gestione di un campo, quindi la cucina, le comunicazioni radio, la logistica, la gestione della sala operativa, poi abbiamo al nostro interno la parte nautica tutto l'estate in collaborazione con la Capitaneria di Porto e abbiamo anche all'interno i cinofili che sono iscritti appunto come radio alla FIRCB ma Lucis come cinofili e si esercitano tutte le settimane, tutti i sabati per fare in modo di avere i cani e il conduttore sempre pronti all'altezza. La prossima esibizione sarà nel mese di maggio, come sempre, l'anno scorso l'abbiamo fatta a San Giovanni Persiceto a Bologna e quest'anno, siccome che la maggior parte dell'attrezzatura della federazione FIRCB ce l'abbiamo in Puglia, Tresana, a Brembio e a Fano, molto probabilmente i mezzi sono più a Fano, sceglieremo di farla a Fano, magari in collaborazione col Comune di Fano. Andate, non so se vi piace.